Una sera una nuova puntata di Arte Artisti Poeti Poesia con eh, amici consolidati, eh, veramente stimati e affettuosi e, e anche du, due new entry, per così dire, che insomma, mi fanno anche orgoglioso. Le, le due new entry, in primis le donne, sono eh, Jasmine Sully. Jasmine Sully eh, che del Bana, anche però Livornese, ha vissuto a Firenze moltissimo, adesso sta a Verona, ma insomma è una vera, eh, in qualche modo, ed è un artista e, e ci farà poi vedere eh, le sue opere, ci ha portato sei o sette opere eh, che insomma, ci terranno compagnia. E poi c'è Denis Calò, Denis Calò, eh, palermitana anche lei insomma, è un'artista giovane, bella e insomma, è di grande qualità. E poi abbiamo due poeti amici che ci, ci terranno compagnia in questo gioco sinestetico che noi amiamo molto, tra arte e poesia, dove c'è eh, poesia anche nell'arte, anche nei quadri, anche nelle, 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 insomma, nelle, nelle immagini e, e viceversa, e c'è proprio l'immagine anche della, della poesia. E quindi abbiamo con noi eh, Marco Loria, Buonasera. che è un... Insomma, Ricordate le sue indimenticabili poesie romanesche, ma non solo, è un poeta insomma, di grande qualità. Di grande... In questo momento, secondo me, proprio penso al panorama romano, ma non solo. Insomma, come poeta romanesco, persi le vecchie generazioni perché mai si sono avvicendati, eccetera, secondo me è quello più. Più giusto, più ironico, ma anche più ehm, sarcastico, tagliente e ci darà ampia, ampia prova delle, delle, delle sue qualità. E poi abbiamo un amico caro che è Paolo Carlucci, poeta, e, ma anche saggista. Facciamo vedere la poesie, le poesie di La Terra Domani. Sono appena. appena no, ma insomma, poi un bel libro sembra sempre appena uscito, in realtà, non è uscito da parecchio. Ma insomma, La Terra Domani, dove appunto si cerca una preveggenza lirica. In, in, in relazione a questa povera nostra terra eh, che è disastrata, cioè che è in emergenza climatica, ma direi in emergenza storica, in emergenza sociale, in emergenza sanitaria, pandemica e quant'altro. E, e non è un caso, appunto, eh, accento questo discorso un po' apocalittico perché Paolo ha appena pubblicato da pagine questo bellissimo libro di saggi, ma, sarà, ma se la catastrofe è imminente con un punto, di, diciamo, interrogativo, eh, ma noi non, siamo, non vogliamo essere catastrofici. Andò di moda un, una serie di film catastrofici che ebbero il loro... Ma, eh, però è anche vero che eh, spesso la, la, la poesia, la letteratura diventa un po' il termometro di un eh, epocale, di un, di un periodo. Questa era una cosa che capiva benissimo Pasolini quando parlava della nuova preistoria okay. e, e quando capiva che in qualche modo Mutazione antropologica dopo l'altra, eravamo tornati indietro, cioè eravamo tornati forse a, una, a un Apocalisse, come dire, come il Medioevo di Roberto Vacca, Medioevo prossimo venturo, insomma, un Apocalisse prossima ventura. E è un libro di saggi che danno conto specialmente di grandi amori stranieri, italiani, è un libro di, di classici si è fermato un, proprio un metro prima del contemporaneo, cioè è arrivato ma non troppo, perché nella formazione di ciascuno di noi, anche di Paolo Carlucci, contano molto gli amori, contano le, le, le frequentazioni, non so, dico per dire, poetiche, eh, Ungaretti, Montale, eh, ma anche Cardarelli, ma anche Attilio Bertolucci che ha, che ha conosciuto quando era ragazzo, eh, ma anche Campana, grandi miti. Inesausti della nostra giovinezza, il Campana, la povera Antonia Pozzi, Alfonso Gatto, eh, Zanzotto, insomma, è un modo. e poi gli stranieri, tutti i poeti russi, i poeti che sono stati un po' in fondo traditi dalla rivoluzione, che erano i poeti della rivoluzione che però non ce l'hanno fatta, il cui la, la, il versante politico poi ha voluto imporsi anche sul, versante, sul libero versante artistico, sopraffarli. E quindi c'è questo veramente. Questo, questo capitolo bellissimo, tre poeti nella rivoluzione tradita, tradita da chi? Non da loro, ma eh, tradita da chi? Bloch, Iesieni e la Svetaiva. E poi su Bloch ce la lavora molto, anche sulla Svetaeva, e poi ci sono altre figure che noi amiamo molto, Tagore, eh, questo grande poeta indiano, premio Nobel, che, eh, Gibran, un altro poeta eh, che ha avuto pochi decenni fa una grande, una grande fama, insomma, era, era molto letto, ma anche Tudor Arghezi, ma anche la generazione del 98, sono i poeti spagnoli che hanno infiammato i nostri cuori, perché stiamo parlando di García Lorca, di Machado, e di Leon Felipe e del povero Miguel Hernandez che è morto in carcere, è un poeta umile, contadino e che si è impegnato, insomma, lui la, la rivoluzione... Non l'ha tradito, lui non l'ha tradita la rivoluzione. Semmai è, è, è la storia che ha tradito lui perché è morto in carcere, non aveva i soldi per far mangiare le sue povere creature, i suoi poveri bambini. Un bambino è morto di fame, di consunzione. E poi andando avanti, fino a appunto che ho detto, Zanzotto, anche dei bei, dei bei recuperi. Alfredo De Palchi, che è un poeta italiano americano poco noto, adesso è morto, ma insomma, è di, grande, di grande qualità. Fino all'ultimo, il povero Pierluigi Cappello. Che è morto a 60 anni, poco meno, insomma, un ragazzo che era un atleta, correva, era uno scattino, un velocista. Che poi si è trovato per in un incidente a 17 anni o poco più con un, in moto. L'amico guidava ed è moto e lui è rimasto sulla sedia, sulla sulla sedia a rotelle per, per tutta la vita ed è morto giovane ancora. E la poesia è anche questo: è un modo di tenersi sempre vitali di modo di guardare sempre al mondo eh, veramente ancora con, con, con le ali ai piedi sì. come se uno fosse diventato forse Pierluigi Cappello lo è diventato un angelo terrestre ma insomma, eh, ecco, questo è, è, è un po' il, 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 il discorso di, di Paolo Carlucci del, di, di, di Marco Loria che è un poeta di grande qualità che sta allestendo un nuovo libro e, e, e che ci ha portato una miscellanea di queste sue eh, non sono tu, tutti eh, sonetti, non tanto di fama, insomma, è, è un uomo eh, libero, però insomma, sono, sono garbati i componimenti eh, che hanno il gusto, la macerazione, insomma, l'inguacciuto del, 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 della gran, del grande dialetto romanesco che fu di Telussa, perfino di Belli e da, e, e però anche lo sguardo assolutamente moderno su una realtà, tra l'altro hai, hai, hai scritto anche delle poesie recenti sulla pandemia, su, sì, poi, sì, poi sì. alla fine, alla fine ce, ne, ce le leggerai. Io direi cominciamo, eh, cominciamo subito con, con una poesia che io amo molto, ecco, esatto, è questa qua, Me sorridi. sì. Per far capire dove sta andando il romanesco, voi siete di, di altre regioni, cioè il toscano come mia moglie che è... Mm -hmm. Però eh, è importante, in fondo l'italiano è nato dal dialetto toscano, in un certo senso, adesso lo dico come Butard suprema, e, però insomma, è importante conservare la felicità, la schiettezza della lingua, sempre, non perderla mai, e anche se poi ci apriamo a una contaminazione anche sana, tra, tra lingua, lingue anche straniere, tra eh, i dialetti tutti. Conservare una lingua che Pasolini avrebbe detto è la lingua materna, lui era frulano per parte di madre, però è la lingua del cuore. Sì, questa è, è una, una poesia che a volte cerca la rima, a volte no, ma al di sì. là di questo eh, parla del sorriso, di quello che il sorriso provoca e di quello che il sorriso evoca, in questo caso nel romano, ma comunque in tutti. Mesoridi, mesoridi, le guance s'allumano della luce pittrice de voglia, de una soglia che marza il confine tra l'inizio e la fine del fiore. Mi sento stregato, dalle labbra che, schiuse e sapienti, mi chiamano arfiato corfiato, nel mentre il sorriso mi versa una rugiada della primavera che m'accappona sincera la mente. E questo me vale più del bacio, del cielo, cor mare. Bello, 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 con delle assonanze, me vale sì, sì. E, e il mare, no? È bello, molto bello. n'è un'altra. Ok, vediamo. allora vediamo un po' di A breve. L'appetito mi mangia, una tira l'altra, no? come le ciliegie. Come... Mm. Qui andiamo su testaccio, uno dei quartieri, Vabbè, un quartiere storici, popolare, popolare dell'eccellenza di, di Roma, di, di no? Roma. Cioè, anche la Roma come squadra stava, cioè giocava esatto. a campo testaccio. Campo testaccio eh. Esatto. Eh, si intitola Licocci de Roma. Licocci di Roma. Il core a Roma s'apre anche a Licocci. Tu non ci crederai, ma a ricontasse la storia a piene mani poppiasse, pure tra l'anfore rotte, a dasse a bracci. Per i latini, ardì, corlemma testa, ci intendeva la parola coccio. Così è per questo che oggi c'è il testaccio, col monte suo de cocci sulla cresta. Li pezzi antichi d'anfore scocciate, ammonticchiate, fecero collina, lì che ar tempo c'era ripa grande. Porto Merci, in dove oggi si cammina più di un chilometro con l'antichità tapre nel cuore, l'amore e sta Va, ah, Bellissimo, bellissimo. E Grazie. Cosa vuol dire ecco, per te la, oggi por, proseguire? Certo, c'è un gusto, una, una, una lunga frequentazione. Il gusto proprio di scrivere la poesia, perché tu le, le fai certe volte, me le mandi anche per telefonino, fresche di giornata, proprio sì, belle, sì, sì, sì. efficaci, taglienti. È il modo, è il tuo, vedo, non è, il non è una pasquinata, però è il tuo modo di essere presente in una realtà che ha bisogno comunque anche del. del della mordacità, del, del, del filo tagliente, affilato del, del, della eh, poesia. Sì, io mi avvicino o cerco comunque di avvicinarmi in un, in un contesto di attualità, ma portando un po' di riflessione, sì. che a volte c'è nella parte finale di ogni poesia, a volte nell'arco dello svolgimento, ma l'intenzione primaria è quella di trattare... Con ironia che soltanto il, il dialetto può dare ai massimi livelli, si può ottenere anche in altro, ma il dialetto consente il massimo dell'ironia e il massimo del, del, del sarcasmo, anche certo. se vogliamo. No, consente, e quindi sì. ecco, all'interno, trattando con ironia e con sarcasmo l'attualità, vengono fuori un po' i valori sui certo. quali riflettere. Certo. Ecco, quindi l'avvicinamento a questo modo di poetizzare è più che altro quello di portare a una riflessione. Eh, devo dire che tu questo è molto bello, mi piace anche che già mi hai annunciato che diciamo, eh, il tuo nuovo libro, che sarà un libro più, più breve delle acro-moralia di, acromoralia di, di qualche anno fa, eh, sarà una poesia tra l'altro anche con, ehm, in qualche modo accompagnata da, da disegni, sì, disegni sì, di, sì, di, sì. Tua di mia figlia. Sì, e sì. quindi questo è bello perché è un discorso anche un, 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 generazionale: un, 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 <ride> pluri, ultra generazionale sì. no? un modo di darsi anche la consegna, capito? Questo è molto bello. Grazie, okay. grazie. Adesso, noi alterniamo sempre la poesia all'arte mm. e, e quindi, niente, parliamo di Jasmine Salley e il Bana, però poi si è formata Firenze, of course, poi anche in qualche modo Livorno <ride> e adesso no, stai a Verona. Che, Livorno, quindi... in realtà, è solo perché l'Elba è in provincia di Livorno, ma non ho mai vissuto a Livorno. Ah, mi beh, Livorno in provincia di Livorno. Sì, sì, in prov sono in provincia, adesso, però, sì. stai a Verona, Verona. Adesso sono a Verona. Che è una città importante, come del sì. resto di Livorno, come. come... Come noi, noi amiamo l'Elba, ma insomma come Firenze, sono città le, le grandi e belle città italiane, insomma, una città piena di storia, sì. devota all'arte, alla musica, sì. eh, sta anche trafficata. Senti, eh, vediamo un po' le prime cose che, che ci hai portato. Certo. Tu vieni da studi regolari, come com il tuo approccio all'arte? Alla, all allora, intanto eh, mi presento un pochettino. Eh, mio padre Guarda è afroamericano degli Stati Uniti. Sì, papà, e... papà appunto. Sì. Mentre mia madre è mezza inglese e mezza italiana, quindi il mio sì. percorso accademico è sempre stato l'ho alternato tra l'Italia e Londra. No, perché, sai che Garibaldi c'è l'eroe dei due mondi. Tu sei l'artista dei due mondi, perché sì. veramente sei perfettamente sì. tra Europa e l'America, no? Sì. E le Americhe, anzi. Le molto è sì. molto bello. Credo a queste a queste. Radici, ci credo, ci credo fortemente. Vediamo i, i tuoi quadri. Sì. Vediamo intanto almeno un paio. Ah, ecco. Bello. Allora, questo è un progetto che ho fatto l'anno scorso in occasione del Black History Month, che è il mese della storia dei neri. Sì, certo. Mi era stato chiesto di appunto affrontare un tema sul razzismo. Bello. E in realtà ho scelto di eh, partire da... Un, diciamo un tema un pochettino più introspettivo quindi sì. ehm, una sorta di crisi d'identità ho sì, scelto sì. questo ragazzo che anche lui è elbano di origine ah, e, ecco. e anche lui ha origini africane oltre che sì, italiane sì, 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 sì. e proprio per sottolineare il fatto che non è tanto una questione di eh, colore ma più che altro di eh, appunto... Più radici e quindi culture eh, diverse certo, che certo. possono essere certo. sì un vantaggio per tante cose, però anche non un, è così semplice. Certo. Esatto, un senso possono, di in genere è, è, così. Apparentemente è un vantaggio avere diverse radici, diverse chance, un DNA più complesso. A volte può, può, può. Sì. Per colpa degli altri più che sì, altro. Sì, esatto, anche a seconda delle influenze nostra, che eh, ci sono. Sì, capito. E, e d'altra parte è bello anche avere diverse radici, e ti dico, anche a livello nazionale per dire, no? C'è sempre quello che diceva mia madre, dico per dire... Non è un discorso così profondo come quello tuo, però voglio dire, mia madre, per esempio, era ligure, era, uh -huh. era, era di, di Genova, mio padre era, era romano, cioè, voglio dire, in qualche modo si mischiavano su tante cose anche degli sguardi sul mondo, delle attitudini, però, sì. era facendo la media di tutto questo che poi i figlioli potevano avere, capito? forse un prolungamento anche di, certe, di certi sguardi, di certe aspettative. Certo. Eh, e il mondo ha bisogno di, 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 di incrementare e di rispettare queste diversità che sono ricchezza e sono un bagaglio ulteriore, sì. secondo me. Poi ora più che mai è un periodo difficile anche a livello proprio di propaganda c'è cioè, certo. forte beh, sì, beh, certo. ovunque a certo. prescindere dall'italia certo. stessa ma okay, è un... questa è un'opera importante e, e c'è questa proprio eh, partendo via, via via un po più piccola e poi diventa come sì. una coda una, sì. un... è come se a un certo punto vabbè in realtà queste erano messe avevano un ordine, sì, diciamo sì, questa certo. serie di fotografie, va certo, bene anche certo. non vederle in ordine, però diciamo che questa in particolare era come dire sì, io sono al centro del mio dell'universo sì. perché sono io quindi certo, questo ragazzo certo. si ritrova trova certo. questo senso di identità che inizialmente era perso al centro del si, suo mondo sì, e poi si fonde con tutto il resto, tutto il resto cioè, certo, certo, per certo. cercare di arrivare invece a quell'idea di uguaglianza che certo, dovremmo avere certo. e laggiù in fondo dove, dove non si vede più l'identità il, il viso esatto. è, è pronto per l'altro da sé sì. come, come si dice? vediamo un altro Jasmine vediamo ancora questo, eh, questo pure, eh. è, è, era invece per sottolineare l'importanza del simbolo sì. e quindi come i simboli possono influenzarci e come possono essere interpretati, malinterpretati e come possono far Anche del bene e del male. Certo. Anche male interpretati. Sì, sì. certo. E Perché è chiaro, è un segno. potrebbe ad riportare ad altro. Ad altro, potrebbe essere trasgressivo in qualche modo. E invece no. E quindi tu lavori sempre su questa idea importante, sì. del, del, una grande attenzione appunto, all'efficacia, all al valore o al disvalore del, del, del segno. Ritrovi, sì. di come si può interpretare o no sull'interpretazione del segno di è molto importante in un momento com difficile come questo credo che sia un, un ausilio, un punto d'arrivo va bene, Jasmine ci torniamo, alterniamo certo. poesia all'arte, all torniamo alla poesia con, con Paolo Carlucci e, e io, io volevo che lui mi, mi leggesse una parte perché è un po' più lungo diciamo due, due strofe eh, insomma, due sezioni di, di questo suo buon Natale eh, generazione, eh, sì, in qualche modo, eh, chiocciola. Insomma, ecco. eh, eh, Paolo da tempo si sta occupando lui insegna quindi eh, con i ragazzi, con i famosi digitali nati eh, a, a rapporti quotidiani, nel bene e nel male, vorrei dire, no, per quello che mi racconti. Eh, sì. Esattamente adesso, poi viene Dad. dalla scuola in DAD. Mm -hmm. poi Presente, adesso sì, okay. no, in presenza, forse non si sa quanto dura se ritorna alla TAD. è è mista, diciamo, ecco, mista come com la, 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 la cassata, come un gelato, mm -hmm. ma è mista. Bene, allora io volevo che tu mi leggessi queste due parti un momento più lungo, molto amabili, molto ironiche, però con una sapienza di fondo, perché uno può anche prenderle allegramente questo, 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 questo sguardo sulla, 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 sulla generazione, generazione nuova, eh, neofisa, sì, 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 sì. però poi sono le forze in campo, sono i giovani eh, di sì. oggi, tu, tu insomma, ti riporti bene, non sei giovanissimo, qui abbiamo due ragazze, cioè, dire, non, si dice, non si chiede l'età, ma è un'età molto esigua. Loro sono molto bravi, ma insomma, hanno caro Marco. Un'età che ci fa impallidire. Insomma, bene. Allora, buon Voce. Natale, generazione Chiocciola. Voce. Appa, palla sullo smartphone, lampeggiano news su vaccini, solidarietà, regali compostabili. L'ambiente, forse anche Gesù, bambino del futuro, difficile, ti ringrazierà per la terra che domani resterà eco preda per android popolata dai neo green sapiens verrà ma forse già c'è l'epifania digitale faranno i doni coi bitcoin la moneta che non c'è sarà il presente universale cesserà ogni violenza della storia sarà la fine d'ogni naturale spigolosa diversità la cultura riprogrammata Sarà gioia di una vita a distanza? Quante domande? È Natale. Solo qui trovo oggi tutti i colori del Natale 2021 tra varianti di passione, lettere greche di paura, delta, omicron. Arriveranno i magi? Porteranno l'omega della salvezza? Sarà questo l'oro dell'anno, un vaccino salutare? O non sarà forse molto più solo quel bambino nella capanna e anche tutti i bambini del mondo brillano i presepi digitali, li accendono in DAB gli ultimi nati della generazione chioccio. Chiocciola, i concepiti tra bracci, baci e app. Eh, sono molto, molto contento. Volevo far vedere in questo libro eh, La connessione umana. Ecco, è un libro che raccontava un po' per l'anno scorso tutto il nostro fare il laboratorio, non più ai noi in presenza, ma, ma in, sì, in, distante, in un certo senso sì. e, e, attraverso le email, attraverso le, la, la colleganza digitale, insomma. Virtual Laboratory of Poetry, laboratorio virtuale di poesia a cura di Plinio Perilli e degli amici ostolari del suo laboratorio. È un libro, ha tanti nomi, tra l'altro c'era anche Paolo, e vedevo che già allora ti stavi specializzando nell'apocalisse in chat, sul monitor il mondo dei nostri dati sensibili, più intercambiabili nelle nostre speed di identità. Ormai senza speed non si fa più niente cioè abbiamo la speed identità e penso che Marco sia pronto Assolutamente. Per, forse già la scritta per una... ecco direi una cosa a proposito appunto di questi riferimenti che tu fai perché appunto serve anche penso anche per eh, gli sì. ascoltatori no? a parte per gli ospiti che sono qui cioè appunto questo tratto perché poi la mia poesia si occupa e si è occupata anche di vari altri ambiti settori, certo, sentimenti, chiaro. però in questo ambito effettivamente ci tengo a sottolineare quanto ci sia un profondo radicamento nella realtà dovuto certamente certo. anche al mio lavoro, al rapporto concreta, quotidiano, sì, sì. soprattutto in questi ultimi anni insomma, di digitalizzazione più o meno forzata, ecco. ma dall'altro anche in questo radicamento di realtà anche questa profonda vena di ironia e di disincanto, ma dall'altro anche di un Pessimismo, perché chiaramente insomma, questa catastrofe, questo mondo digitale, questi aspetti che apparentemente in un clic c'è tutto ma poi dopo c'è anche un disastro, pensiamo niente. agli hacker pensiamo, mm. no, ma pensiamo a hacker pensiamo a, a dati rubati pensiamo mm. a, a problemi che aggiornamenti continui mm. a, a servitù telematiche di fronte alle quali poi noi eh, veniamo continuamente fagocitati quindi Bello. questa modernità mostra poi estreme fragilità, estreme debolezze. Ecco, servitù telematiche, mi sembra un tema importante. Io vorrei un po', per evitare la servitù, per non essere schiavi delle servitù telematiche, vorrei che fosse un po' il tema della puntata. E, 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 e poi ci torniamo, Paoletto. Denise Calò, ecco, viene da Palermo, giovanissima, e, e ci ha portato intanto un po' delle sue opere. E vediamo un po' come tu sei libera Artisticamente, come non, sei, non, 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 non lo sei troppo, siamo tutti un po' schiava telematicamente perché la reazione degli artisti è importante in un periodo difficile come questo. è Un periodo che può consegnarsi proprio tranquillamente, mano militari proprio all'informatica, insomma, voglio dire all'eccesso tec, all all di tecnologia, e dove è il cuore. Dove, dove rimane invece il cuore, l'arte, l'immaginazione e, e l'estro profondo? Vediamo un po', vediamo le, le, le opere di Denise. Oh. Vedete che lei è in perfetto equilibrio tra il mondo moderno e un qualche cosa che è ancestrale, atavico. C'è la bottiglia della Coca-Cola che è un'icona, tu sai che. Sì, è eh, tu sei è troppo certo. giovane, ma ormai ha segnato diversi decenni. Sì. E poi, però, c'è un bellissimo bicchiere, e poi c'è un'altra bottiglia. Non so se è vuota o è piena, anche lì forse l'ottimismo sì. lo, 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 lo si valuta da quello. Libera e, espressione, libera scelta, se vuoi vederla vuota è vuota, se vuoi vederla piena e piena. È appunto, no, di fatti, io stavo dicendo proprio, forse è un'attitudine di ciascuno di noi di, di capire se è piena o vuota. E come si intitola questo, questo quadro? A tavola. Semplicemente a tavola. A tavola. Ma non ci sono le persone, ma le, le, le vedi, le intravedi, le. le, le, le no, le no, immagini. è un concetto, infatti, non c'è neanche la tavola di fatto, è e, concettuale. c'è tutto questo sfondo rosso, sì. strano. Ecco, vediamola ancora. No, la tavola ci sarebbe perché all'interno di quello sfondo si, si può ma immaginare. Ma no, sono solo colori, non c'è nessuna linea, non, non è fatta come te non è proprio la tavola, dobbiamo immaginarla così, sì. ma è strana, è curiosissima. Poi è bella la, 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 la botella della Coca-Cola perché col gioco del rosso sul rosso sì, esatto. perde i suoi contorni, i suoi connotati. Esattamente. Cos'è, un acrilico? Eh sì, acrilico su tela. Acrilico su tela. Bello, vediamo, vediamo in un'altra. Sei proprio artista del tuo tempo. Eh? <ride> be, 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 belli questi colori. Oh, ancora. Via. Come si intitola? Questa si intitola La Chiromante. La Chiromante con questi occhi eh, divinanti, divinatori. Queste mani, sì. eh? Con sta questa... vagando tra pensiero, quello che vede, quello che in realtà non c'è, quello che potrebbe esserci. Eh, sta vagando negli universi. Sta, diciamo vagando, così. sta vagando negli universi, tra, sta vagando tra il sentiero che c'è, che non c'è, che, che potrebbe esserci. Che lo vede. Sì. Eh, molto belli anche i colori, Denise Calò. Denise, molto belli i colori, questo gioco dell'azzurro, il verde, i rossi gli occhi verdi, ma insomma sì. questa quest accensione proprio eh, color oro, insomma giallo, eccetera. E poi la tenerezza anche di queste mani eh, color rosa, belle, ma però anche sono mani di chiromante, quindi sono le unghie lunghe ad unche, c'è cioè una, sì. una, una certa eh, energia eh, arcigna, eh, eh, rapinosa un po', insomma quasi rapace vorrei dire, bella, bella. Vediamo ancora che cosa, cosa hai dato a Questo è molto bello questo skyline moderno, sembra, sembra in qualche modo sembra i grattacieli di New York, però Eh, in realtà questa è l'Arabia, Arabia, l Arabia ah, Saudita. Questa è l'Arabia, vedete sì. che è questo deserto e poi è bello in primo piano In primo questo... piano queste due biglie, questi due cerchi perfetti. E i cerchi perfetti. Sì. Cosa sono questi cerchi? Perfetti? Sono Libera interpretazione per quello che volevo dire io sono due amanti, sono due identità. Due identità, due amanti, sì. Due persone che vedete che fanno due cerchi che poi eh, si uniscono in una forma triangolare. Quindi creano e qua, il tempo. È molto bello, bello quel cielo laggiù in fondo, e poi questo, questo deserto che è pieno di dune, cioè è pieno, non è tranquillo, è, è pieno di movimenti voi sapete che le dune si spostano ogni giorno quindi il deserto Caminano, non è mai uguale si ridisegna come forse il nostro cuore il nostro, non si sa, il nostro vissuto è eh, molto bello è stato molto bravo Salvatore e Gianluca che sono sempre inarrivabili eh, Salvatore ce l'ha messo, messo come sfondo ideale questo quadro qua, Qui vedete è diventato parte integrante del, del nostro scenario è molto bello questo, questo gioco molto bello Senti Denise, come sei arrivata all'arte? Eh, ehm. Rispondi in modo semplice, cioè voglio dire, mm, come, come sei molto giovane, ma quando hai capito che era il tuo modo veramente privilegiato per esprimerti? Per, eh, eh. Nel frattempo certo oh, guarda che bello questo, questo forse è ancora più bello. È incredibile <ride> questo mare, questo, questa porta verde. Ma insomma dentro il mare per riconsegnare il mare al mare e questi sassi in primo piano. Come si intitola questo qua? Questo è bellezza, proprio perché non c'è vita a parte, vabbè, a parte la terra, diciamo così. Esatto, esatto. bellezza. Che non, sì. non ha quasi più anima a Esame esatto. bellezza. E questo gioco dei, degli azzurri all'inizio c'è anche il colore turchese, il verdolino su questa teoria degli azzurri, via via, fino all'arco finale, che, sì, no, che, sì. che ci trasmette l'idea del cielo anche. No? Sì, anche l'idea del cielo, anche il blu sono anche... È molto originale, te lo devo dire, siete due artiste molto, molto originali. Grazie. È importante per... Importante in un contesto anche generale, eh, capito? Eh, zeppo di, di figure, di, 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 di testimonianze, inficiato anche da troppe testimonianze, arrivare a distillare come anche in poesia, un'idea originale, eh, propria, tutta propria, è, è un punto d'arrivo. Sì, difficile. ma è anche molto difficile. Non sempre si riesce difficile. ad esprimere esattamente quello che si prova, quello certo, che si vuole. Certo, 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 certo. Bene. E ritorniamo, eh, ricominciamo in questo bellissimo ciclo. Ah, che sfondo questi eh. <ride> passi eh, ci portano al mare o sono già: il, il, diciamo, sottomarini. Eh, lo, <ride> è, è stupendo. Io desideravo che Marco eh, ci portasse a, a spasso per questa sua. Su florileggio romanesco, vediamo un po' Qual Senti, qualche altra ho scelta una, ma sì. più che altro da, dall'emozione dall che mi ha Devo. creato il collega, sì. eh, chiaramente anche questo è romanesco. Certo. E sfrutta queste assonanze continue ripetute eh, sì. per sì. dare un accento. E poi all'interno c'è, come sempre, l'ironia, e alla fine la capacità. Spero di indurre riflessione. Eh, certo, certo. Si intitola sì. uh, in un modo banale, Er il progresso. Il progresso. Che bello sì. poter vivere nel progresso, via d'ingresso dei più meglio spazi. Ci fa campare con franco di invenzioni, condizioni che scansano i trapazzi. Se spingiamo un bottone con i diti, più conditi sono i giorni da passare. E con solo il comando della mano, più o meno, ci evitiamo il tribolà. Perciò ci insieme al nucleare, nobiliare, sviluppo radioattivo, internet già pure al cellulare per collegarsi al mondo interattivo. E mo siccome in terra siamo pieni e strapieni de fitte baraonde, s'affannammo per sta a riempire i cieli con sfaceli magnetichi de onde. Poi con navigatori e i tv e in più con i satelliti a girare, sti senza fili a zecche non lassù e ad acqua giù solo onde poi mirà. Così niciuno manco vede più in su che sarsa un palloncino a spasso, colore pieno e voto de progresso, ma dar pregresso porta a gioventù. Bello, progresso, pregresso, bellissimo. E poi questa rima è deliziosa, Celico Sfaceli, che è una rima incredibile. <ride> sì, sì, sì. E ringrazio Salvatore che ha messo la copertina nel tuo precedente libro, una ah, summa importante, acromoralia, eh, stupendo che è un po' l'anagramma di nome e cognome. Sì, poi, è anche l'anagramma di nome e cognome, però insomma ha anche eh una bene. bella sì, sì, sì. significazione, perché sono come le moralità eh, acre, eh, spigolose, spigolose sì. acro-moralia, sì, sì, eh, sì, sì. poesie mora non moraliste, ma sono delle no, moralità, no. moralities famose inglese, e però acre, acre, acre acro, cioè un mm. senso di acerri. Acerri. Va a pungere, capito? Eh, eh sì, eh. sì, eh, sì beh, comunque. Eh. Bene, bene, molto bene. Tutto bene. Vediamone ancora un'altra. Uh, sì, uh, possiamo andare... Posso leggere questa? Non me l'avevi la vista voi. il pomidoro a riso. Allora, perché è, un punto perché perché rio, è, è uno sono... dei piatti Insomma che a Roma e non solo a Roma. Tra no? i pomodori a riso. Ma... Poi vanno fatti in un certo modo, Voi sapete? accompagnati anche dalle patate, perché insomma c'è... Esatto, esatto. Mamma non c'è più, ma c'erano e... delle tradizioni addirittura nonnesche, eh, profonde. Era una cosa seria. In questo caso ci fa scendere un po' nel sociale, quasi sì. nel politico. No? Per... Certamente, assolutamente. Il pomidoro a riso. Il pomidoro grosso de rosso si riempie de un popolo de riso che manifesta nella piazza nella teglia con le patate sbandierate al forno. Un coro de profumo, sarsa, callo, grida col sapore partigiano per dare una mano al piatto che si mangia, scartando quel bruciato nero e amaro che si permette di inquinare la pace con rappresaglie al mondo che ci piace. No, smagniamo certo. se il profumo della storia e di cultura che ripresenta il pomodoro al riso, unimosi col popolo dei chicchi e tutti in bocca e al cuore, con questo potere sano e proletario ci avremmo condiviso. unimosi col popolo dei chicchi. Ci hai messo gli scarti neri, <ride> sì, 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 sì. infami e, de e questo destrozi. Il, il rosso grosso, il rosso, <ride> sì. impegnativo. È molto bello. Si è riuscito con un, un piatto cult Proprio nostro, un strano ehm. a, a farne eh, oggetto di, di, di come dire di intendimento so, sociopolitico. Socio, sociopolitico eh, sì, esatto. Stupendo, esatto. Eh, delizioso. Senti, come tu sei sempre, tu nel senso che sei sempre con la tua individualità mh, ironica, sa, salace, sagace anche, come stai vivendo questi ultimi due anni difficili? No, anche veramente. Beh, è indubbio che. Ti aiuta che, la poesia, anzi. Ah, certo, ah, certo, 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 certo. Ecco, uno dei lati positivi del lockdown, ormai passato, certo. speriamo di non incontro che ancora che una non volta. I Hanno fantastici. di positivo proprio la possibilità di riflettere. Di, certo, riflettere. Certo, sì, sì. di riflettere, ma non solo sui valori della vita, no, di riflettere sì, in generale tanti, su, su tempo... come si manifestano mm. socialmente certi eventi, certo. come si reagisce, come il popolo reagisce a questi mm, eventi. Mm, mm, eh, mm. Ho scritto qualche cosa in termini di cose, però, però la vedremo. E, sì. vedremo, sì, e sì. comunque, tanto per stigmatizzare, sì. è ovvio che tutto questo porta necessariamente a riflettere anche dentro se stesso c'è un'introspezione forte certamente. che si esprime poi scrivendo, nel mio caso, ma insomma... Eh. Anche le poesie, le poesie di Paolo, anche i saggi che poi, su cui torneremo a eh, trattenerci, eh, le opere di, delle nostre eh, giovani e, e brave artista, artiste, cioè, è, è importante l'idea di capito, avere un'emozione, un, un, un un'immagine, un di questa emozione, e questa emozione, eh, diceva, diceva prima eh, Denise, è eh, di libera interpretazione, la bottiglia se era piena, cose, il tavolo sì, no, eh, quel mare, eh, c'è cioè qualche cosa di, 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 di disanimato, oppure invece anche ansioso, e anche per le cose tue. Cioè, mh, mi piace questo, questo, dico uso, non è in termine più giusto, però comunque anche l'arte va usata, e va vissuta, va interpretata, va, va eh, condivisa, va avvicendata, va, va in qualche modo ehm, amata, e, e come ci aiuta veramente a, a identificarci meglio, questo, questo processo di identificazione, ti ricordi il primo quadro, Quell'uno al centro del mondo che poi però deve essere pronto ad accettare, e ad essere accettato da tutto il mondo, dei suoi simili o dissimili, è stupendo. Ecco, queste sono le cose più che io amo di più, più belle. Sì. Vediamo le altre cose. Sì. Jasmine. Jasmine Sally, con due continenti nel tuo sangue. Sì. Oh. Beh, questa è sempre la, la stessa serie. Ora non so se ho, ci sono anche le altre. Un altro... Sì, perché prima vivi mh, questo sì. amico del, no, del esatto. che in qualche modo e qui è, 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 è costruisce sì, è, un, una piramide. Sì, una piramide eh, sì, all'inizio, insomma, questa, questa è un po' una risalita eh, sì. nel momento di crisi dove lui. Nella, nella parte bassa, sì, sì. Eh, insomma, sta cercando un, un modo per rialzarsi, per rialzarsi, poi trova come una sorta La parte alta, alta è proprio la cima: sì, prima si sta di pace creando interiore, una forza. Sì, cioè, come sì. se fosse una sorta di respiro, e poi con l'occhio al pubblico guarda perché sì. eh, si è ritrovato diciamo questa era una serie abbastanza molto bella questa eh, perché sono tutte lunga. tre espressioni diverse sì. cioè una di raccoglimento un'altra di, di autocoscienza e poi finalmente pronto e poi è pronto per una nuova serenità insomma sì, diciamo ho così. deciso poi di utilizzare lui perché quello che faccio è arte digitale quindi uso Photoshop sì eh, sì Photoshop eh, sì. arte digitale sì, sì, sì. layering quindi si eh, insomma Fotografa, ma è artista, insomma, mm. è arte digitale sì. Photoshop, però, per sì. delle creazioni tutte tue, insomma, sì. cioè, il Photoshop diventa una cosa tecnica. Sì, infatti, veramente. alla fine la fotografia passa in, se in secondo luogo perché la per produzione piuttosto che. Certamente, sì. certamente. E questo precisiamo, se no, Questa è anche molto <ride> bella, questa è molto bella sì. come l'entito è... di questa, sempre. Non ho dato un titolo a tutte le sì. foto, erano una serie, quindi Tante, sì. non saprei. <ride> non saprei. Questa ha anche capito il, il, lo sfondo, il gioco è, è, sembra pessimistico, scuro. Però in realtà queste due mani che sono pronte anche a, a incontrarsi, una pre... sì. e, e il suo volto pieno di, di luce. di... di, di, di... A riprenderlo, più che altro a riportarlo Tro, lo, alla madre. Però la base. trovo una poesia, una, la trovo un'opera un che ci incoraggia, che ci dà, capito? Beh, anche perché appunto ricollegandomi al discorso che faceva lei prima sull'arte, secondo me l'arte in momenti difficili come ad esempio questo sì. è proprio una via d'uscita. Sì. Eh, un modo per salvarsi, sì, durante l'atto artistico, quindi sì. eh, l'espressione nostra, ma anche per aiutare altre persone. per sì. se stessi e per l'altro da sé. Sì, un appiglio, direi. È un antidoto, come <ride> È no? È un vaccino. Sì, È. La Una bella, terza, un do la bella terza dose, anzi prima, seconda e terza. Sì. Eh? Va bene? E vediamo anche questa, questa invece è sempre lo stesso protagonista, sì. è un po' è Lui è, è la parte grande di lui, quindi la parte sì. grande che abbiamo tutti, certo. la parte che scordiamo ma è diciamo, l'inconscio, è l'anima, certo. è, è l'anima certo. che non percepiamo quindi, sempre ma che in realtà che ci avvolge. Ascoltiamo come si ascolta l'essere inconscio, è esatto. il in piccolino lì. È il piccolino, è vi... lui piccolino, massacrato dalla società, da… Eh, quello che sente mi piace molto. Eh, l'anima più grande, a un certo punto, nel momento della depressione più assoluta, del, certo. della perdita, insomma, certo. dell'io, lo, lo raccoglie, lo riprende. Eh, lo e cos'è l'inconscio? Eh, L'io grande riprende tutto, sì. riprende i pezzi, per così dire, che, abbiamo, eh, che sono andati in crisi. Sì. È molto bello, e questo è un gesto quotidiano, che dobbiamo rifare ogni giorno con noi stessi, una parte di noi stessi, e se siamo bravi e generosi anche con gli altri. Anche con gli altri. Anche, è vero? Sì, ma forse ecco, questo è un aspetto positivo che ho visto ultimamente, che anche se tendenzialmente siamo tutti... Eh, separati, ecco, e divisi avanti. anche sì. dalle norme che dobbiamo seguire, tutto. Sì, però vedo protocolli. che c'è tanta solidarietà che sta uscendo paradossalmente. Sì, e sì. anche sì. una voglia di stare insieme. Che prima invece. Davamo per è... scontata, sì. perché prima sì. era, era ovvia, sì. era scontata, è sì. tutto quello che è scontato, come sa San Marco, come sa Paolo. Invece dobbiamo riconquistare. Le, le, i, i, i piccoli grandi doni dell'esistenza piccoli sì. e grandi noi stessi e il, il cuore per gli altri va bene poi ci torniamo eh, grazie Jasmine grazie, grazie. Me. allora eh, torniamo eh, a Paolo eh, con, eh, volevo un attimo parlare del libro poi dopo magari ci leggi un'altra un poesia C'è cioè quella bellissima come delle, delle, tu vieni insomma sei nata a Roma però per parte di padre Mamma Bellunese, il papà era della Tuscia, era, era viterbese sì. e quindi c'è questa idea: questo etrusco mm. Etruria forever mm. insomma questa Etruria permanente mm. nel, nel, tue, nel tuo sangue. E allora eh, sei, recentemente sei tornato un po' in, in Tuscia, in San Martino al Cimino, Viterbo, sì, quello ehm. che è. E hai colto o oh, dei viaggi, che spesso viaggi, hai colto, dice, queste ragazze che sono come ragazze etrusche, neoetrusche, quindi qualcosa che va al di là del tempo, ferma il tempo, capito? E vediamo, ehm, volevo prima che poi ci leggi questa poesia delle nere del giovane etrusco mi, mi, mi parli un po' di come è nata questa idea allora, del sì, libro. Allora, sì, questo libro dicevamo prima, e hai detto tu molto bene, ehm, segue il filone dei classici, cioè sì. di quegli autori che mi hanno formato e per i quali io ho sentito una. Fondamentale bisogno di approfondire, mm. di scrivere, di sentire, certo. man mano poi che sono anche diventato e cresciuto come poeta, quindi certo, certo. Eh, liberandomi anche da nuanze, da ispirazioni, però ho ritrovato in queste fonti sorgive una tradizione che, diventa, eh sì. che è diventata anche però ispirazione. Adesso, certo, prima si parlava questo. molto di certo. arte, sì. e, e fra i vari poeti che qui sono presenti, Certo, l'orca, gli esieni, il certo. eh, gatto, eccetera, però, soprattutto pensiamo anche a Tagore, Tagore, Tagore con le certo. sue immagini eh, di poesia, della natura, eh. della frutta, della dolcezza, dell'amore sì. e anche di queste universalità che si eh, sanno ri, rigenerare, appunto. Così sì. come nell'acqua dei, dei, dei fiumi indiani, così sì. anche nella, eh, nella vita nelle stelle di. Di un cielo segnato anche da dolore, e da possibilità, e da volontà di rinascita. Bello rigenerarsi. Mm, perché, perché in tutta la poesia. Io penso antica, moderna, eccetera. C'è sempre una necessità: una necessità di eh, rinascere, di, sì. anche da credente diciamo, di una redenzione, di una luce eh, che però diventa anche mh, osservazione, quindi eh, capacità sì, di sì. specchio, certo, non certo. a caso un mirror, un miroir, sì, che certo, diventa eh. anche eh, Mirro, capacità di, di pungere, come diceva prima anche il, il, il poeta in, in vernacolo sì. eh, che, che richiama appunto mm. eh, questa capacità perché anch'io ho usato ogni tanto non sempre la poesia dialettale proprio per ritrovare quelle istanze cordiali, quell'istante sì, sì, sì. dell'animo una tua poesia eh, della, della fauna dell'otto, eh, esatto, no? No, ma poi cui... anche più recente eccetera, poi Giovendo. la mia tradizione appunto come dicevamo prima nato a Roma, mio padre diciamo mio padre del Viterbese mia madre eh, bellunese però anche con tradizioni siciliane certo, eccetera, certo. quindi molto, Bene, molto bello italiano bello e poco, poco vernacolare pur essendo <ride> vissuto a Roma studiato certo. a Roma eccetera eh, però per tornare appunto a questo libro il quello che mi ha condotto, anche perché molti di questi saggi appunto io li ho presentati, li ho pubblicati in riviste mm. blog eccetera certo, certo, eh, è stata proprio questa volontà di, di ritrovare eh, attraverso queste voci eh, soprattutto dell'Otto Novecento perché partiamo appunto da, da Verlaine eh, fino a appunto a Iesieni fino a, certo. a Cappella, poi c'è un'ampia sezione dedicata a due amici carissimi che hanno fatto fra l'altro la premessa cioè Merico e Dei Noemi Jacquerie, sì. ehm, che, che mi hanno fra l'altro anche finissimi guidato, ispirato eh, proprio anche nei miei soggiorni all'Elba con loro, certo, a Marciana, certo. eccetera. Eh, e e niente, in questo il ricordo viene. anche di questa tempesta attraverso la quale però io penso che eh, sia possibile vedere un'alba, vedere una luce e non a caso, certo forse oggi considerando che questi testi io li ho rielaborati, non si ripensano ripen a luce, ripensati una, è una, è una nel lockdown, no no, adesso mi fermo, ripensati nel lockdown ma nel contempo eh, pensati per un tempo migliore e, e non a caso ripensando anche al libro eh, poco prima insomma, pubblicato sì. con Passigli, della Terra Domani, quindi questo eh. sogno, questa aspirazione di un mondo migliore. Di un mondo diverso, possibilmente anche qui, più umano e nel contempo più attento alle minutaglie della meraviglia che è la natura e che è la poesia. Leggi la, 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 la poesia delle, ah, delle, nuove, delle etrusche. nuove Etrusche, vediamo un po' come è. è. San Martino, oasi schietta, semplice, rito, mia perla del cimino, nella vigna d'un chiostro il girasole di Dio. È in questa grazia di pietre, angelo povero e rosso, un gatto che vivacchia, un poco sbirciando tra le colonne di storia. Sorride forse e da poeta scrive destro vedendo donne d'oggi di corsa, ma che sanno di pane caldo ancora e di castagne accese forse d'amore quelle vanitose di smalti e tatuaggi <ride> che chattano fluorescenti di infinito, le nuove etrusche online. Le vanitose che chattano fluorescenti di infinito. Eh. Vediamo invece le, 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 i tuoi quadri che non sono fluorescenti di infinito, Portanto. forse sì, ma che cosa sì? Prima c'era veramente. Grazie. La, 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 la sfera la, si è la, sì, Lei era proprio fluorescente di infinito, devo dire. Vediamo le cose tue nuove, vediamo. Vediamo, oh, questa è una piovra. Ah, questo è un polpo, un eh, polpo, si polpo sì, la, sì. la trappola. Oh, eh. vi, vi, guarda che è incredibile quel, Che cos'è? È l'occhio, è, è, sì. è un, incredibile, perché è un occhio strano, magico, vedi come... come brilla come rifugge. Sì, ehm, l'ho pensato ehm, nel modo di, di staccarlo completamente dal resto del quadro. Ecco tutto sì. Il resto è azzurro a colori molto accesi, mentre l'occhio completamente no. E eh, di fatti, eh, è come se fosse un, una parte... Una parte sì, a, eh, estra estranea. non dico estranea, ma insomma avulsa, veramente. Sì. Questa la, era un'opera un che avevo visto anche già, sì? in una tua. Sì, sì, non, non mi ricordo una dove. In qualche, forse qualcosa. Eh, sì, forse. O un, in un libro. Forse nel libro. Forse in un libro. È, 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 bello, è bello è bello il gioco. Delle, guarda, mm -hmm. eh, tra l'altro c'è anche in, in alto, se vedete, c'è la, 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 la tela. Rete, la, rete la tela, quindi c'è un sì. gioco materico, strano, profondo. Tu lavori con il digitale, ma qui c'è proprio ancora l'idea della tela che rimane a significare se stessa poi il gioco di una, di una cromia che, che è quasi materica, che è questo azzurro incredibile, sì. e poi rosa, un rosa acceso, un lilla quasi, e poi questo occhio che è strano, veramente è, è fulgido, sì. inquietante, è come se, ci, se guardasse dalle sì. profondità marine la, 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 la modernità, la nuova Eva, la, sì, la, sì. la nuova era. Insomma. Guarda fuori dal quadro, non un fuori certo dal senso quadro, guarda sì. gli spettatori. Sì, sì. sì. Tu sai che è uno dei, dei, dei gesti più forti del cinema anche, di quando eh, in certi casi l'attrice, sì. l'attore guarda in macchina. In macchina Questo sì. avviene per esempio in certi film di Fellini, che la Giulietta Masini, Masina guarda in macchina, sì, è sì. un gesto famoso, e che è un, quasi una trasgressione, no? perché non è, non è immaginata in senso artistico. Eppure. Tu di questa, di questa trasgressione crei il, ce, il centro del quadro. Vediamo, sì. vediamo, vediamo un altro. Eh, anche questo è molto bello. Anche qui, molto bello. Il ma vedete che cosa è riuscita a creare? Vedete, guardate bene quell'uovo, quell'uovo è un mappamondo. Sì, in un certo senso. Sgredolato. Io vedo le Americhe. Eh, vedo dica... l'Africa e vedo l'Europa. Sì, sì, l'America e dall'altro lato c'è cioè, sì, l'Europa, l'Africa di sotto. Non so se si vede. Grande, so si capisce. Grande no, che bello. E, questa, e anche l'occhio dell'uccello. Sì, è, anche qui è la simile. stessa cosa. Sì, si Sta guardando fuori dal quadro, sta ah. guardando lo spettatore. Lo Mi piace sta, in molto in certo senso, anche lo sfondo Mi piace molto lo sfondo, poi ti dirò una cosa, ti chiederò una cosa. Prego: lo sfondo è stupendo. Che sembrano le, 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 la Groellane, sembrano queste, questi queste, queste, fiordi, questa qualcosa che e poi la cosa bella è quella piuma viola. La piuma viola è? è proprio ad indicare che eh, quell'uovo non è dell'uccello che vede accanto, <ride> non c'entra niente. Non è suo. Non è suo, no. È di un altro, di un altro uccello, uccello che, uccello, ha, che sì. ha quel color viola di cui è rimasta una piuma. Sì, sì. Ma eh, incredibile, chi lo sa? Forse dell'Araba fenice, di qualche oh, cosa che... È comunque quell'uovo quel, quell è, è l'eredità del mondo. Sì, sì, sì. sì. in tanti eh. sensi. Come vedi si sgretola e forma la mappa del mondo più o meno. È questo titolo, si, questo quadro, si intitola La promessa di vita. Perché non, si sa, di vita, certo. non si sa se c'è qualcosa dentro, non si sa se non è non morto. sa. non si sa che non cosa c'è nel mondo, c'è una promessa di vita. Pensate, ma Marco e Paolo, queste, queste giovani artiste, eh, potrebbero essere tue allievi, <ride> ma eh, sono un, amiche dell dell'arte, di, un, di uno sguardo nuovo sul, sulla realtà. Ma sul anche mondo. perché poi è noto che eh, c'è un tono. Come dire, fiabesco, no? Insomma, si vede un tanto. Però anche con questa capacità di volontà di osservazione, c'è cioè questo mm. occhio che ritorna, eh che certo. si interroga, di un forse c'è una probabilità, quindi sì, c'è sì. questo mare. Tu devi immaginare sì. che in questo uccello de delizioso, farado, tutto azzurro, e in realtà ha il cuore di, di, di Denise. Perché, con quello sguardo dato a, a questo piccolo, neanche tanto piccolo, questo uovo, ehm, diciamo, in qualche modo eh, cosmogonico, non so sì. come definirlo. Uh -huh. eh, sì. In qualche modo, è un, un mappamondo. Eh, è lo stesso sguardo che lei ha sul reale, stavo dicendo surreale, sul reale. Sulla reale, sì. e lo stesso, anche prima, nel che Era un polipo, no? Sì, sì, nell'altra parte. C'è l'occhio dell'artista, capito? C'è il tuo. Il mio sguardo verso il mare. Vediamone mondo. un altro. Cifra. È una bella cifra, è una sì. Cifra. Una bella cifra. Ce n'è ancora qualcosa? Sì, ci dovrebbe essere. Sì. Oh, ah, le saline. Che pa, torniamo alla mia terra d'origine, in che Sicilia. La Sicilia con questo. Con, questo con i suoi colori, sì. E queste nuvole, nuvole blu. Il cielo è tutto rosso, è arancio, aranciato. E queste nuvolette delicate, piccoli, quasi dei lunghi cirri, così Amozia. sono tutte azzurre. E anche le creste di terra Mozzia. sono bellissime. Mozia? Mozia, No, no, questo è Trapani le saline. Ah, tra sì. trapani, trapani, Trapani. E beh, anche queste lingue di terra che si immettono, molto bella. Questo è molto bello. Voglio dire, anche un paesaggio può parlare. Il tuo stile, vedete che sì. l'azzurro è lo stesso del, dell'uccello? Sì, sì, lo stesso blu, sì, lo esattamente. esattamente. un'altra ancora. Poi mi piace la luce <ride> particolare. Poi chiedo a Gianluca quanti minuti mancano. Okay. Stupendo perché. Eh, qui sì, c'è la ragazza che sta cercando, anzi, è appena riuscita ad uscire da un periodo buio la via d'uscita dietro le di spalle scelta, un, sì. anche se è una grotta a, a, ah. blu azzurra sta uscendo e, e laggiù in fondo c'è un, un, un orizzonte che potrebbe essere soltanto cielo o forse anche prevedere anche del mare, cioè e lei sta cercando di uscire con dolcezza, con eleganza. in realtà è molto stanca. Sì, sì. sì speravo che si capisse. Infatti, è appoggiata alle pareti, non, non sta camminando tranquillamente di suo, è appoggiata proprio perché è stanca, è, non è ce stanca, la fa più. No, si vede che è un po' appoggiata, mancano 5 minuti, quindi dobbiamo proprio chiudere. E, e, e si vede che è stanca anche dalle da da piante dei piedi, da come è, sì, com è appoggiata. E sì. sta un po'. È periclitante, si diceva una volta, cioè è un po' incerta. Eh, sì. Come la società di oggi insomma. esattamente <ride> come la società Vabbè, di oggi andiamo a chiudere. Eh, abbiamo quattro minuti, quindi dobbiamo fare proprio veramente un, un saluto per, per, per ciascuno. Eh, vediamo eh, cominciamo con un, una tua breve poesia. Aspetta, leggimi quelle della pandemia, delle quelle. Eh, eh. Sì, allora l'insalata un'altra un volta sì, eh. sì, quella sì. sempre, ma insomma, un'altra volta. Per adesso mi mancano quei pomodori al riso. E il Covid? il Covid? C'è pure il D.E.? il Covid, il lockdown. E il nostro D.E. il Covid. E il Covid. il Covid al lockdown era diverso. Noi a stringersi da abbracci solidali, tutti contro il Corona, e a chi chiede l'ali per volare via andando contro Senso. Contro Mossemo, ma di noi stessi, qua, Credendo di essere tutti specialisti, se fanno convinzioni in pregiudizi dimenticano che c'è chi più sa. Così da fa qui tutti, se dati, per prendersi le parti a convenienza, sentendosi saputi e laureati. Pensiamo di essere invasi dalla scienza, moffamoli, dimentichi e arroganti, per tirar fuori tutta l'incoscienza. Ah, stupendo, questa rima in scienza e incoscienza è meravigliosa. Guarda. Non dico altro, non aggiungo altro, perché il tempo scorre. <ride> okay. Cinico c'ini che Vai Jasmine, ancora un'ultima un opera, una sola, che poi tanto tornerai, tornerete. Ah, questa è tosta. È come... E anche quell'altra forse, è quella che mi piace di più, non so se posso. Vabbè, vediamo quella Vabbè. dopo allora. Anche questa. Ecco, ecco questa. Sì. E questo è un progetto che universitario era Family Project. Quindi Family Project. Eh, mi avevano chiesto di fare delle fotografie che rappresentassero la mia famiglia, ma certo, purtroppo certo. la mia famiglia è cioè mio padre è negli Stati Uniti, certo. mia madre non voleva essere fotografata. Avevo solamente mia nonna a disposizione. Ah. Ho detto dovrò fare qualcosa di creativo eh per beh. arrivare Infatti, a saifoglio. Ma vedo le dita le dita invecchiate. Sì, queste di sono le sue mani. E rughe. questa è lei all'interno delle sue mani. E sì, stupendo! Sì, eh, vabbè, in realtà l'ho messa nella piscina vuota dove c'era questo riflesso blu e questo mi no, ha permesso di… No, ti devo di... dire che è stupendo, questo, questo <ride> quest occhio, questo, no. questo um, centro col, col suo corpo e con queste mani è una… Sì, volevo eh, dare un senso di rincarnazione, di infinito. Ti devo cioè, dire che è struggente, me... dà il senso dell'infinito, è struggente. Guarda. Grazie. Allora. Basta. Una <ride> Definito, è una metempsicose. Eh, Paolo, leggimi velocemente questa poesia che mi era piuttosto piaciuta sullo zio favoloso, esatto. soltanto l'incipit. Mosto di sudore è il giorno, vignaiolo che nero rinasce di dolcezze, vendemmiando al tramonto, ancora prega scalzo in ginocchio nella sera, Giovanni, lo zio favoloso che... Dicevano i nonni da padrone se ne andava e veniva in moto, in auto, rombando senza fine, nei campi allegro tra i mezzadri intenti a sgranare nel tino il loro rosario di stanchezza, operosa e antichissima. Cola Vinsanto il loro quotidiano libro d'ore macchiato di graspi e dacini. Bene, questo zio favoloso che veniva rombando in moto mi sembrava Ricabue. Eh, e sì. poi volevo chiudere veramente con Denise, di Scalò, l'ultimo, un'altra opera e con quella poi chiudiamo e ci lasci proprio questo sogno. Surreale, eh? Dai, okay. ecco questa è bellissima, ecco, noi salviamo anche un'idea di nuovo anno, questo, questa pianta è importante, no? bah, sì. Eh sì, lo, lo, mi piace proprio anche la, la quadratura il, la, la, e poi questa idea del verde, eh, sul prato verde, lo, il fondo verde, la pianta verde, non ha un titolo? No, questa è l'estate. È È e noi siamo sì, pronti sì. all'estate, ci prepariamo sì, sì, ci già, prepariamo, già esatto. per questa tua bellissima estate, <ride> che cercheremo di fare anche un po' nostra. Grazie di tutto eh. grazie Marco, grazie, 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 grazie Paolo e grazie Jasmine e grazie Denise. Grazie. Alla prossima grazie. Arrivederci, Arrivederci.